Mi presento, io sono il direttore del Teatro Officina di Milano. E credo che voi sappiate, qualcuno di voi sa, dell'esistenza di questo teatro che ha compiuto i 46 anni e che si è occupato, vado in sintesi, soprattutto, mi piace questo titolo delle nostre programmazioni, La voce degli altri. Ci siamo occupati, diciamo, di tutte quelle umanità, le fragilità, no? Si dice con questo, gli ultimi della terra, i poveri, gli sfruttati, gli stranieri. Abbiamo fatto diverse iniziative in questa direzione e soprattutto voglio ricordare, dopo poi do la parola a Daniela, che con questo spazio Casa Iannacci, noi abbiamo già da anni un buon rapporto, e adesso questo buon rapporto si tradurrà in un incontro, in un progetto di cui la Daniela parlerà con gli ospiti di questa casa. Daniela, vuoi venire a chiarire i contenuti di questo progetto? Sì, io sono Daniela Airoldi Bianchi, sono la persona che cura i progetti del Teatro Officina e boh, abbiamo avuto questa buona notizia che la Chiesa Valdese con l'8 per 1000 ha deciso di sostenere questo progetto che si chiama Comunicare Bene, in cui noi, in qualità di persone di teatro, faremo con gli ospiti della casa e con alcuni cittadini anche, perché c'è questa logica di dentro fuori, no? Chi sta dentro, chi sta fuori, le cose vanno mischiate, un corso non per diventare attori, che non è una cosa che ci interessa, che non è il loro problema, ma per avere maggiore consapevolezza di come si parla, che vuol dire una maggiore stima di sé, un po' di malizie, di trucchi. E soprattutto questo verrà finalizzato ai colloqui, i colloqui di lavoro che speriamo prima o poi arrivino, i colloqui per avere dei servizi. Quindi come si impara a gestire la comunicazione davanti a qualcuno che magari può essere decisivo per la nostra vita. Saranno 20 incontri, giocheremo, lavoreremo insieme, ma poi vogliamo portare anche a casa questo momento, che così è un seme gettato per una vita che speriamo giri la curva e ricominci meglio.